Verso la conclusione dei lavori di messa in sicurezza con l'installazione di dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali rialzati sulla SP39 che collega Teggiano e San Rufo. Interventi fortemente voluti dal Comune di Teggiano e dalla Regione Campania su sollecitazione del consigliere regionale Corrado Matera, che visti numerosi incidenti stradali, anche mortali, verificatisi sull'arteria, hanno spinto per la realizzazione delle opere e per la concessione di finanziamenti da parte della Regione Campania sulla base di una vasta programmazione di interventi che interessano diversi tratti stradali valdianesi. Un lavoro partito già con la precedente legislatura regionale in cui l'onorevole Matera ricopriva il ruolo di assessore al turismo, individuando diversi tratti su cui era necessario intervenire al fine di assicurare al Vallo di Diano una viabilità sicura. E tra le arterie di maggiore interesse che necessitavano di interventi mirati, è stata individuata anche la SP39, che troppe volte è stata scenario di eventi tragici. Sinergicamente con l'amministrazione comunale, con il di Teggiano, con il sindaco, la Regione Campania ha finanziato questo tratto di strada che purtroppo negli anni passati è stato diciamo, qualche mese fa è stato sicuramente un tratto particolarmente pericoloso. Oggi possiamo dire che è stata interamente recuperata, vi è una segnaletica stradale, si continua a lavorare perché io penso che la sicurezza delle strade è un tema molto importante che va necessariamente affrontato e risolto. Con la vecchia programmazione abbiamo messo in campo diversi interventi che alcuni si sono realizzati, altri si andranno a realizzare e quindi possiamo dire di aver assolto in qualche modo ad un dovere, soprattutto morale, un dovere civico nei confronti della comunità. L'onorevole Corrado Matera e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che si sono concentrati sul risanamento del manto stradale, sulla posa dell'asfalto, sull'installazione di dissuasori di velocità con relativo attraversamento pedonale nei punti di maggior pericolo e con l'installazione della relativa segnaletica stradale che sarà a breve realizzata. Una serie di opere quindi che puntano a rendere l'arteria più sicura per le quali il sindaco di Teggiano ha voluto ringraziare la Regione Campania. Un'arteria importante, sappiamo la casistica di mortalità che c'è su questa arteria, non l'ultimo episodio che è successo, sono contento. Abbiamo avviato diciamo una nuova stagione con i dossi che si rallenta la velocità, sempre con un appello che voglio fare a tutti gli automobilisti, che purtroppo nei centri abitati c'è un limite di velocità. Non c'è bisogno che dobbiamo mettere macchinette per la velocità o per i dossi, ma bensì il buon senso da parte di tutti e la responsabilità di una che quando camminiamo sulle strade possiamo creare danni agli altri. La Regione ha finanziato l'opera, noi siamo sostituiti alla provincia, il progetto del Comune di Teggiano. Voglio ringraziare la Regione Campania. Possiamo parlare di sicurezza grazie a questa giunta regionale del passato, del presente, che grazie al presidente De Luca noi abbiamo potuto incominciare a ragionare sulla viabilità, sulla sicurezza. E tutto questo l'abbiamo avuto grazie a Corrado Matera, perché Corrado Matera come consigliere regionale non nasce in questa legislatura, ma già è nato prima, quindi ha portato l'istanza dei territori che sono state abbandonate negli anni. Oggi si può parlare di politica e di programmazione grazie alla rappresentanza che noi teniamo sui territori, ma Corrado in particolare che ha iniziato qualche 5 anni prima degli altri. Il consigliere regionale Matera lancia però anche un appello in cui ricorda come, affinché eventi tragici sulle strade non si verifichino più, è necessario un forte senso di responsabilità e di rispetto delle regole da parte di tutti.